Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi faremo insieme un piatto super gustoso, faremo i totani ripieni a modo nostro. Vediamo insieme gli ingredienti. Allora, noi abbiamo 4 totani medi, diciamo, di media grandezza, mollica di pane, noi abbiamo preso il pane, quello tagliato a fette, quello tipico pugliese, abbiamo preso la mollica, un uovo intero, uno spicchio d'aglio, sale e pepe, un filo di olio extravergine di oliva, parmigiano grattugiato e passata di pomodoro. Andiamo insieme alla preparazione. Per prima cosa, in una padella mettiamo un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Lasciamo rosolare bene. Quando l'aglio sarà ben rosolato, lo togliamo e aggiungiamo la passata di pomodoro. Alla passata di pomodoro aggiungiamo un pizzico di zucchero per togliere l'acidità e lasciamo cuocere a fuoco basso per almeno 20 minuti più o meno. Intanto andiamo a preparare i totani ripieni. In una ciotolina abbiamo messo la mollica di pane, andiamo ad aggiungere un uovo intero, il parmigiano grattugiato, un po' di pepe. Un po' di sale, poco sale perché già il parmigiano dà sapore, quindi ne aggiungiamo giusto un pizzico. Adesso andiamo ad amalgamare il tutto con una forchetta. Se è troppo secco, possiamo aggiungere un po' d'olio. Ora prendiamo le teste del totano, la testa, e la tagliamo a pezzettini molto piccoli e andiamo ad aggiungerlo all'impasto, quindi al nostro ripieno. Ok, il nostro ripieno è pronto, possiamo andare a riempire i nostri totani. Una volta riempito, lo andremo a chiudere con uno stuzzicadente. I nostri totani sono ripieni, li aggiungiamo al sugo e li facciamo cuocere a fuoco basso per almeno mezz'ora. Di tanto in tanto andremo a girare. I nostri totani ripieni sono pronti, andiamo ad impiattare. Ecco qui pronto il nostro totano ripieno. Spero vi sia piaciuto, è un piatto abbastanza veloce e come sempre super gustoso. Mi raccomando, lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Buon appetito a tutti! Ciao!